Officina d'Arte Pierpaolo Pasolini, un'hub culturale, un laboratorio di formazione artistica. Cosa spinge un ragazzo a venire da voi e a credere in quello che è un progetto di vita? Ma sicuramente vengono spinti dal fatto che c'è una prospettiva diversa da quello che in questo momento l'assetto mediatico può proporre, nel senso che l'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini è un posto dove tu puoi coltivare la tua arte. Questi ragazzi entrano, molti entrano, molti mossi proprio dal fuoco sacro, altri mossi dal fatto che cercano delle occasioni e altri perché magari cercano di conoscere magari qualche tutor docente. E poi invece si rendono conto che all'interno c'è una metamorfosi, perché entrare in questo posto è lavorare a braccio con delle maestranze di questo mestiere. Vero è che un prodotto spesso poi è un fuoco di paglia, quando c'è del mestiere dietro è ciò che dura, ciò che resta. Guardando anche al vostro hub culturale, agli incontri che fate, ai nomi che portate a far conoscere a questi ragazzi, penso a Max Gazzè, penso a Niccolò Fabi, ma penso anche ai giovani, penso a Motta, anche a una Levante che ora ok si è magari venuta, più piegata, però Claudia, sì. Penso a una Carmen Consoli, sono forse quegli artisti che hanno una propria strada, un proprio inquadramento e che hanno anche capacità di rinnovarsi, penso a Niccolò Fabi. Sì, sai, alla fine la carriera va di pari passo con la tua vita, cioè ognuno porta in scena ciò che è e scoprire se stessi al fianco di queste persone che sono delle persone che non solo portano la loro testimonianza, ma ti sono al fianco per dirti, che ne so, questo testo, fallo così, per dirti Niccolò faceva le sue lezioni sul Lungotevere. L'Officina nasce un po' forse come un esperimento nel 2014, sì. Però poi prende una forte spinta, c'è stato un biennio che si è concluso quest'anno. Io avevo presentato questa cosa per ricreare un luogo di appartenenza, dove ci potessero essere queste tre arti: l'arte della canzone, la parte del teatro, che dove tu puoi diventare attore, ma anche regista, ma anche scenografo, costumista, piuttosto che drammaturgo. Stessa cosa nel multimediale, dall'operatore allo sceneggiatore, a quello che fa gli effetti speciali. Dopo sei mesi siamo stati sommersi di richieste e l'assessore allora ha deciso di farlo diventare Smeriglio ha deciso di farlo diventare biennale. Dal biennio abbiamo capito che serviva ancora un anno per poter mettere in pratica quello che si era imparato. E quindi di nuovo adesso è uscito appunto un nuovo bando che è diventato triennio. I ragazzi hanno finito il biennio, quelli del 2015-2017. Sì. Oggi, naturalmente dato poi i contatti rimangono, questi ragazzi da che parte vanno? In molti già lavorano. Quelli che sono passati per Officina Pasolini. Ci sono dei cantautori come Carlo Valente, che è stato candidato al Tenco come migliore opera prima. Avremo il grande mare dalla nostra parte, questo visto garantito dalla sorte. E poi ce ne sono altri come Fabia Salvucci, che è una splendida interprete di musica etnica, Marat, che è un'autrice e cantautrice. Qual è una canzone che rappresenta bene lo spirito dell'Officina? Allora, forse la prendiamo in prestito una canzone da Niccolò Fabi, una somma di piccole cose, questa è l'Officina. L'ultima curiosità, perché proprio Pasolini? Volevo in qualche maniera trovare un personaggio che abbracciasse tutte e tre le arti e poi perché era un uomo libero, la sua arte era un'arte libera. E quindi in questo senso abbiamo deciso di intitolargli una scuola che tra l'altro è l'unica, è proprio la giusta casa, il nome giusto per quella casa. Quando entri respiri quell'aria lì di libertà e di cercare di essere onesti con la vita, sia propria che artistica. È una somma di piccole cose. Una somma di piccole cose.